Io e il mio collega Stefano Brunori siamo qui a Viserba, in via Fabrizio De André. Siamo venuti a vedere la situazione di questo complesso residenziale che ha moltissimi problemi e ora li vedremo, problemi di cui io e Stefano ci siamo occupati nel corso della legislatura e che adesso tenteremo di mostrarvi. Sono innumerevoli le problematiche. Un quartiere nato veramente come quartiere dormitorio, in quanto sono nati 7-8 palazzoni senza servizi, hanno una strada di collegamento poco scorrevole, molto pericolosa, problema parcheggi e non si capisce ancora se hanno o avranno l'abitabilità, in quanto le opere di urbanizzazione non sono ancora terminate. Da 6 anni i residenti di questa zona sono costretti a vivere nel degrado che vedete in queste immagini. I problemi in questa zona sono appunto tantissimi, a partire dai parcheggi che sono insufficienti o sono ridotti in condizioni disastrate. C'è erba alta ovunque, non sono stati completati i servizi, non ci sono giochi per bambini. Comunque, per capire meglio com'è la situazione, ascoltiamo un residente. Niente, noi qua ci siamo letteralmente abbandonati, ci hanno lasciato un parcheggio che quando piove non possiamo mettere la macchina perché poi portiamo il fango in casa, portiamo di tutto. Qua c'è erba che ci cresce, facciamo noi, così corto adesso perché la tagliamo noi, c'è un nostro vicino qua che si è presa la briga di tagliare l'erba lui ogni tanto quando può, ma perché nessuno viene a sistemare le cose. Siamo ancora indietro di 4-5 anni. È scandaloso che in questa città si costruiscano prima i palazzi e poi forse dopo, con calma, i parcheggi, le strade, le fogne e i servizi. È una cosa inaccettabile. E anche qui la città non cambia. Ma non c'è segnale qua, non c'ho le tacche, non c'è l'antenna.